Sì! Ecco lo Stivello Magno, ragazzi, rieccoci di quanti nel canale. Oggi la famosa rubrica Lady Scoop prenderà piede di nuovo, quindi vi lascio subito alla bellissima Lady Scoop con le vostre domande e le sue meravigliose risposte. A dopo, ragazzi. Domanda da parte di Giancarlo: potrebbe arrivare Petrachi come DS? Ciao Giancarlo. Sinceramente la vedo dura, sai perché? Perché adesso quest'anno Roma ha fatto una gran bella cosa a Europa League e hanno portato anche Mourinho per l'anno prossimo e sembra che c'è un progetto dietro sicuramente e secondo me è difficile che si sposti lui adesso per l'anno prossimo, soprattutto in questo momento della Juve che è ovviamente in crisi, c'è Paratici che è qui però forse va via, c'è Nedved che forse va via, è tutto secondo me troppo troppo insicuro per lui, così mi sa che rimarrà nella sua squadra. E nel frattempo, secondo me, Cardinale potrebbe essere un'ottima scelta per Juve perché comunque è bravissimo e ha fatto un gran bel lavoro con Sassuolo e secondo me può arrivare con un altro dirigente più esperto, così insieme faranno un progetto nuovo per la nostra Juve. Parlo di Giancarlo, chi sostituirà Chiellini? A me piacerebbe vedere qualcuno giovane, ad esempio Romero, che adesso praticamente è il nostro giocatore, gioca a Atalanta, sarebbe bello vederlo al posto di Chiellini, soprattutto che è giovane, l'altra cosa anche che è nuovo, nel senso non ha tanta esperienza, non ha giocato la Champions, sarebbe una bella scelta, soprattutto perché i giocatori giovani hanno la grinta, la volontà di fare sempre diciamo le cose nuove e di conquistare nuovi trofei, così secondo me sarebbe un'ottima scelta. L'altro sarebbe Gaia di Valencia. Anche lui è un giocatore, se ne parla tanto, nel senso è un giocatore bravo e vediamo, sarebbe bello vedere anche lui al posto di Chiellini. Marotta, decide lui quale sarà il DS? Sì, perché Marotta è un personaggio con le opinioni molto ben strutturate, così secondo me se arriva lui sicuramente sceglierà il suo DS, però abbiamo visto cosa ha fatto a Inter in questi 2 anni, è un personaggio abbastanza forte e nel caso si arriva sicuramente deciderà tutto lui. E lo vedo molto abbinato con Allegri, però in questo caso Ronaldo non farà parte della squadra perché Allegri non è il suo fan, diciamo. Così non so, sinceramente non so, non sono molto diciamo in favore di questa soluzione perché secondo me Ronaldo è un giocatore fortissimo e sicuramente sarebbe importante per la squadra per l'anno prossimo più che Allegri. Il ritorno di Allegri avrà il potere come Ferguson al Manchester? No, sicuramente no, io Allegri non lo vedo così. È un allenatore decente, però è un allenatore limitato e non sarà mai un personaggio forte e potente come Ferguson. Alla fine Ferguson è diventato ormai una leggenda di Manchester. Allegri, con tutto il rispetto, non lo vedo così potente. Un mercato serio con gli incassi Champions, gli sponsor e le plusvalenze delle cessioni? Io sinceramente non so cosa sta facendo la Juve, perché adesso se cambia, se va via Paratici, arriva uno serio, noi possiamo fare acquisti normali e fare un mercato fatto bene, però fino adesso noi stiamo spendendo i soldi, non si capisce perché, per che cosa, per chi, la gente viene per 30 milioni, non si capisce chi sono, perché sono venuti per così tanto, e non mi piace questo modo. Ho visto l'altro giorno in uno dei video di Afsim, credo, che ha fatto questa lista di Transfermarkt con tutte le squadre quanto hanno speso e noi abbiamo speso tipo quasi 1 miliardo di euro per non si capisce perché, ecco, così io spero che quest'anno lo facciamo anche spendendo meno soldi, facciamo un mercato serio e un mercato fatto bene, ecco, speriamo bene. Edo da Novara, Ronaldo sarà out se arriva Allegri? Ciao Edo.
Sì, come l'ho già accennato nella risposta precedente, secondo me se arriva Allegri non è il fan di Ronaldo, questa è una cosa, diciamo, molto, molto notevole. Però a me dispiacerebbe vedere Ronaldo fuori squadra. Vediamo cosa succederà, però sì, io non li vedo insieme. Di Giancarlo, perché si è deciso di arrivare a fine stagione sempre con Pirlo? Secondo me non è che abbiamo avuto tantissime opzioni, perché a questo punto dobbiamo ricordarci che noi stiamo pagando Sarri per il momento, quest'anno, e se Sarri deciderà di trovare un'altra squadra l'anno prossimo, per fortuna non dobbiamo pagarlo più. Però se rimarrà senza squadra, noi dobbiamo pagarlo un altro anno, che sono altri tipo 6 milioni se non sbaglio, e in più abbiamo Pirlo, adesso che stiamo pagando 1 milione qualcosa, quasi 2 milioni. Ok, se tu hai adesso Pirlo 2 milioni, hai Sarri 6 milioni, stai pagando già 8 milioni all'anno e in più ti prendi un allenatore per poco tempo, forse per 5 partite, devi pagare altri 10 milioni, ad esempio, se viene Zidane. Comunque Zidane non può venire finché non finisce la stagione con Real. Così praticamente se tu, anche se prendi una persona come Tudor a finire la stagione, dopo non hai le possibilità per gli allenatori seri, perché comunque perdi un po' l'immagine, perdi un po' Juve, diciamo, ad esempio, non so, Juve con Tudor, non sembra una gran bella cosa, mi dispiace, però questa è la realtà. E così mi sa che comunque finiranno la stagione con Pirlo e dopo vediamo se riusciremo ad arrivare a Champions. Possiamo parlare degli allenatori seri, altrimenti la vedo, non la vedo, diciamo, la vedo un po' brutta, ecco. Però speriamo bene, naturalmente abbiamo ancora tempo. Andrea, chi allenerà la Juve quest'altro Ciao Andrea, allora se riusciremo ad arrivare a Champions, sarebbe bello vedere Zidane in panchina, questa è la mia opinione. Allegri, con tutto il rispetto, non mi piace più di tanto, però ok, potrebbe essere una scelta decente. E invece, se non arriviamo a Champions, forse rimarrà anche Pirlo. Rieccoci qua ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa rubrica, sta cominciando ad appassionare anche molto me. Mi raccomando, come dico sempre, lasciate le domande sotto qui nei commenti, nel video appunto delle Discoop, cercando di raggrupparle tutte in questo video qua e non in altri video, così la Lady potrà appunto collezionare tutte le vostre domande, mi raccomando non doppie, quindi sempre domande diverse in modo tale che il contenuto cambia sempre. E lei è più che volenterosa di rispondere a tutte le vostre domande e appunto darvi appuntamento al prossimo venerdì. Presto la rubrica diventerà solo per gli abbonati, sto già lavorando al pacchetto da offrirvi, ho già messo dentro i link dei video e poi le varie emoticon e le varie promozioni. A presto ragazzi, un abbraccio. Ciao!